Professor Sant'Ambrogio, com'è cambiato il panorama dei trapianti polmonari negli ultimi anni in Italia? Beh, sicuramente abbiamo dei lati molto favorevoli e sono legati alle nuove tecnologie, tecniche e tecnologie, direi soprattutto tecnologie, che hanno permesso di quasi azzerare la mortalità perioperatoria. 20 anni fa la mortalità era discretamente alta, 10-15% di mortalità operatoria perioperatoria. Oggi è scesa sotto il 5% nel mondo e anche nei nostri centri italiani, spesso è inferiore al 5%. Quindi questo è il dato favorevole. Un altro dato favorevole è che si sta anche, come dire, facendo conoscere di più il trapianto, perché oggi il trapianto è una realtà clinica, non lo era 20 anni fa. Il lato invece che va ancora risolto e che è molto difficile da risolvere è la scarsa disponibilità di organi, soprattutto di polmoni, nel senso che mentre un donatore multiorgano dona nel 90% dei casi il fegato, nel 60-70% il rene, il multiorgano può donare il polmone tra il 15 e il 20% dei casi. Questo dato di così bassa resa, diciamo, del polmone è legato al fatto che è un organo che si depaupera velocemente dopo la morte cerebrale e bastano pochi giorni perché i danni che il cervello fa sul polmone renda questo polmone non più un organo idoneo al trapianto, e questo è l'elemento negativo. In Italia si dona non tanto, bisognerebbe aumentare anche la conoscenza e la coscienza della donazione. Il polmone è quello che sicuramente soffre di più. E cosa accade oggi al nostro centro, al Policlinico di Milano? Ma il nostro centro gode in questo momento di una buona salute, ecco. Salute nel senso che abbiamo raggiunto un ottimo standard. Negli ultimi 3 anni è il centro italiano che ha eseguito più trapianti. Nel 2014 abbiamo trapiantato 30 pazienti, è il numero più alto di trapianti fatti in tutti gli anni in Italia. E poi abbiamo acquisito una serie di nuove tecnologie che hanno permesso il recupero di organi. Questa nuova tecnologia che permette di recuperare gli organi che non scambiano bene al momento del prelievo e che, messi in una macchina che abbiamo costruito, possono ritornare a funzionare, che si chiama EVLP, Ex Vivo Lung Perfusion, ha permesso un aumento degli organi disponibili. Nel 2014 abbiamo avuto un 20% di aumento di organi, e questo di trapianti, recuperati con questa macchina. Una nuova possibilità è stata introdotta proprio dal nostro centro col prelievo dei polmoni a cuore fermo, in donatore a cuore fermo, che è un'altra possibilità che speriamo venga aumentata. Qua il problema è soprattutto organizzativo. I polmoni vengono prelevati a un paziente che non solo ha la morte cerebrale, ma ha il cuore che non pulsa più da un certo numero di ore. Si pensava che questi organi andassero persi, non fossero utilizzabili. Prelevati con una tecnica particolare, messi in questa macchina che ricondiziona il polmone, questi polmoni sono stati usati nuovamente con successo. La prima trapiantata con questa nuova tecnica è stata trapiantata 1 anno e mezzo fa, una paziente che aveva una fibrosi cistica e che era in urgenza nel nostro ospedale, ricoverata da 3 mesi, ne ha giovato, nel senso che a distanza di 1 anno e mezzo sta benissimo e conduce una vita normale. Qual è la qualità della vita oggi dei pazienti trapiantati? Ma la qualità ovviamente varia da caso a caso, ma nella media è una qualità molto molto buona. Innanzitutto un paziente viene messo in nota per un trapianto, per ricevere un trapianto, laddove si pensa che questo paziente nell'arco di 1 anno e mezzo, 2 possa morire per insufficienza respiratoria grave. Quindi
questo trapianto, a differenza ad esempio del trapianto di rene, in cui esiste la possibilità della dialisi e quindi di tenere comunque in vita il paziente con degli organi che non funzionano, per il polmone è un salvavita. Ecco, se non avviene il trapianto, a un certo momento il paziente non respira più, l'ossigeno che noi gli diamo non è più sufficiente. Esistono delle macchine che possono prolungare la vita in questi pazienti, ma per qualche settimana, magari qualche mese, ma non oltre. Quindi è un intervento salvavita in cui il paziente che esce dall'intervento e che può tornare a respirare vive una vita che non ha vissuto negli ultimi anni prima. Soprattutto non è più schiavo dell'ossigeno. Ecco, il malato vede questo come un qualche cosa, e diciamo i mass media vedono questo come lo scopo del trapianto. No, non è questo lo scopo del trapianto, perché il paziente non deve solo smettere di far uso di ossigeno, ma deve tornare a vivere, quindi camminare, muoversi e avere una normale attività. L'handicap che ci può essere, che c'è, è quello delle terapie a cui il paziente deve sottoporsi. Il paziente passa da una malattia che lo porta a morte, che è l'insufficienza respiratoria acuta, ad un'altra malattia che è l'immunodeficienza, cioè la mancanza di capacità di reagire a degli insulti infettivi, e quindi la possibilità di avere delle infezioni, delle polmoniti o altri tipi di infezione, da quelle cutanee a quelle di altri organi, e il danno tossico dei farmaci antirigetto. Quindi la speranza prossima, futura, del trapianto di polmone è nel ritrovare dei nuovi farmaci che siano meno tossici e più validi nel prevenire il rigetto. Questo è il grande sforzo che la ricerca sta facendo, e sicuramente arriverà, anche perché negli ultimi anni sono uscite molti farmaci che sono molto meno tossici e più validi, e questo ha aumentato notevolmente la sopravvivenza dei nostri pazienti. I nostri pazienti però conducono una vita normale, cioè tornano a lavorare dopo il primo anno. Il primo anno è un anno in cui devono sottoporsi spesso a visite, a controlli, a prelievi. Quindi il primo anno è molto delicato, e soprattutto devono stare attenti a non infettarsi, quindi a vivere in ambienti molto puliti. Dopo il primo anno tornano veramente a fare una vita normale.